Voglio farvi vedere questo servizio di Anna Grazia Martino. È andata a visitare la televisione, la web TV della CISL, no? Di un grande sindacato, si chiama Labor TV, la cui conduttrice è originaria di Capoverde, è però un'italiana, insomma, di seconda generazione, conduce una rubrica che peraltro si intitola Italiani, e insomma molto chiaramente dice che, pur lei essendo ovviamente integrata, dice che noi non riusciamo a riconoscere la ricchezza della multiculturalità. Vediamo. Ben ritrovate gli italiani. Questa settimana parleremo della comunità indiana in Italia. Lei ha appena finito di registrare una rubrica che si chiama Italiani su Labor TV, che è una TV online e che si occupa di immigrazione, è così? Perché italiani? Perché avete scelto questo titolo? Italiani è stato scelto perché vogliamo e volevamo allora e con forza ancora adesso dimostrare e far conoscere l'Italia d'adesso che è anche multietnica. Quali sono effettivamente le problematiche che vengono fuori? Soprattutto in questo periodo abbiamo parlato quest'anno tantissimo purtroppo del tema d'attualità sulla questione dei rifugiati politici. Abbiamo parlato anche della questione forte della questione della tratta delle donne immigrate e non solo. Abbiamo parlato tantissimo anche della legge sulla cittadinanza che si sta muovendo. Lei è una giovane di seconda generazione, lei è capoverdiana. Mi racconta un po' la sua storia? 35 anni fa, mia madre a Napoli, sono nata a Napoli, al centro di Napoli, una città molto colorata e una città che comunque forse mi ha influenzato anche caratterialmente. E lì è nato il percorso. Mi sono occupata da subito all'età di 15-16 anni di seconde generazioni. Io ho fondato una piccola associazione di capoverdiani e piano piano ho incontrato l'ANOLF, che è la mia associazione dove collaboro da 16 anni. Per lei è stato difficile integrarsi? Mentalmente non ci ho mai pensato. Io sono nata a Napoli, sono nata in Italia, quindi mi sento, a volte dicono ti senti più immigrata, ti senti più italiana, più straniera. No, io mi sento marilena. Le donne che vengono appunto in Italia e che si devono integrare, qual è la problematica più grande che riunisce tutto? Le donne immigrate soffrono tanto anche perché sono discriminate in quanto donne, sono discriminate perché forse madri e poi sono discriminate in quanto immigrate. Quindi facendo questo frullato di questi tre punti credo che potremmo capire bene. Lei in Italia da quanto tempo? Faccio parte delle donne della prima generazione. 25 anni fa, l'Italia affrontava una situazione di un'immigrazione che non conosceva, era la curiosità di conoscere l'immigrato, invece adesso è la paura di non conoscerlo. Questa è la differenza che adesso tutti i mass media portano alla negatività. Non fa vedere quello che è positivo dell'immigrato, la ricchezza dello straniero. Non ci dobbiamo fermare, dobbiamo vedere l'Italia multietnica.